Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. Durante l'ultima seduta dell'organo legislativo regionale è stata approvata eh, una legge che introduce nello statuto della regione eh, l'antifascismo. Nel contempo è stato approvato anche un finanziamento agli istituti eh, che tutelano la memoria della resistenza in Toscana. Sia maggioranza con 26 voti favorevoli da parte dell'Aula del Consiglio regionale alla proposta di legge che modifica la legge 38 del 2002 in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli. L'atto di iniziativa vede primo firmatario il capogruppo del Partito Democratico Vincenzo Ceccarelli, nell'anno in cui si celebra l'ontantesimo anniversario della resistenza della liberazione in Toscana, come ha ricordato la Presidente della Commissione Cultura, Cristina Giacchi. Abbiamo presentato questa proposta di legge cogliendo anche l'occasione che già nella variazione di bilancio queste risorse erano state messe a disposizione per tre anni e noi abbiamo pensato invece che debbano essere Strutturate proprio per favorire e consentire cioè, una migliore programmazione del lavoro da parte degli istituti. Questa legge che noi abbiamo promosso è stata sottoscritta anche dai 5 Stelle e, e anche da Italia Viva. Eh, ho visto che di fatto poi eh, nessuno ha votato contro, anche se ci sono state delle non partecipazioni al voto e delle astensioni da parte della, eh, della eh, minoranza. Eh, quindi credo una bella pace che stamattina è stata scritta anche con l'approvazione di un ordine del giorno. Eh, in questo caso presentato da una parte della minoranza che richiede un impegno per valutare la possibilità di dotare l'Istituto Storico Regionale di una sede più idonea di quella che ha, quindi una bella pagina della politica molto coerente con la nostra storia e molto coerente con i valori che noi eh, vogliamo anche proiettare nel futuro, soprattutto alle nuove generazioni. Abbiamo espresso un voto del non voto in riferimento al metodo della questione. Avevamo letto anche noi di Vanino Chiti questo luglio che incentivava la Regione Toscana a rifinanziare le iniziative dell'Istituto Storico della Resistenza. Beh, noi riteniamo, visto che è stato fatto anche un mese dal bilancio, francamente, che. Questo tipo di impostazione potesse essere discussa all'interno di una più vasta richiesta di risorse, viste quelle stanziate in questo caso, eh, per ben altre attività e promozioni culturali, cioè oltre a questa ovviamente. Chiaramente ci sono degli orecchi dai quali non si ascolta, e quindi noi conseguentemente siamo stati sul non voto. Questo è un impegno, un impegno morale che io personalmente per primo, va detta la verità, ho assunto, poi mi fa piacere che anche i colleghi del Partito Democratico lo abbiano assunto, abbiano firmato la legge, io ho firmato il loro testo, perché era corretto strutturare in termini finanziari un finanziamento che desse solidità economica all'Istituto, della resistenza e soprattutto favorisse la divulgazione di valori, la conoscenza, la relazione con le nuove generazioni. La resistenza è un valore costituzionale, è un valore statutario della regione toscana. Passano gli anni, sono 80 anni, si rischia altrimenti che con il tempo quello sforzo, quella dimensione valoriale possa essere persa, o si possa affievolire. Noi crediamo sostanzialmente che questi istituti innanzitutto debbano poter vivere perché sono dei punti importantissimi di ricerca, di studio per i nostri studenti che vengono anche da tutta Italia a preparare i loro esami, le loro tesi anche nei nostri istituti della resistenza e dell'età contemporanea, in particolare quello di Firenze purtroppo è in una condizione dove da anni sappiamo che dovrebbe cambiare ubicazione perché questi testi, questi volumi importantissimi sono a rischio e quindi magari si spendono tanti soldi per dover garantire la sicurezza, magari antincendio, anti, incendio, anti eh, diciamo alluvione o metterli in condizioni di poter essere manutenuti adeguatamente. Quindi, per questo, l'ordine del giorno che abbiamo presentato e che è stato votato dal Consiglio Comunale eh, dal Consiglio Regionale eh, è stato. Eh, è stato da noi presentato e sul voto finale ci, ci asteniamo perché noi non vogliamo fare, non l'abbiamo buttata sui vari revisionismi storici che ci sono sulla resistenza perché non crediamo che questo sia il momento, crediamo che la resistenza sia un valore di tutti e che non deve, debba essere tirata da una parte o un'altra. Il 25 aprile in, nelle piazze ci deve essere solo una bandiera che è quella della patria, quella dello Stato italiano, il tricolore. Nell'atto si introduce, a seguito dell'individuazione dei soggetti beneficiari, un articolo che specifica che a decorrere dal 2025 il contributo annuale per questi soggetti sarà pari rispettivamente a 250.000, 90.000, 20.000 e 210.000 euro. I beneficiari saranno l'Istituto Storico della Resistenza in Toscana, gli istituti storici per la Resistenza a carattere provinciale, la Fondazione Museo e Centro di Documentazione della Deportazione e Resistenza a Luoghi della Memoria Toscana e la Federazione Regionale. Toscana delle associazioni antifasciste e della resistenza. Lo facciamo con questa norma con cui finanziamo eh per 570 mila euro il lavoro degli istituti storici della resistenza. Come c'è nata questa idea di finanziare di più? È in linea con tutto questo lavoro, ma le parole del presidente Mattarella ci hanno guidato. Il presidente Mattarella ha detto non c'è futuro senza memoria e quindi conoscere quello che è accaduto per cercare che, di non farlo accadere più. E in un tempo in cui anche in Europa stanno crescendo eh, i totalitarismi, allora eh, i regimi autocratici, il compito nostro è quello di mantenere alto perché il simbolo della nostra regione è il Pegasolato. In quel Pegaso alato ci stava il simbolo del Comitato di Liberazione toscano e la Toscana ha scelto sempre qual è la parte giusta della storia da acquistare. Allora, nostro compito è stato quello di portare in approvazione una legge come questa e sono felice che sia stata votata oltre la maggioranza anche da altre forze politiche. È il segno che la strada è quella giusta. Presentato a Palazzo del Pegaso l'edizione, in concomitanza proprio dell'ottantesimo della liberazione della Toscana, del premio Catarsini dedicata all'artista Viareggino. Presentata in Consiglio regionale la ventitreesima edizione del premio Catarsini. Il tema di questa edizione terrà presente la concomitanza dell'ottantesimo anniversario della liberazione della dittatura fascista e dell'occupazione nazista e si ispirerà a due cicli di affreschi che lo stesso artista Catarsini realizzò negli anni 44 e 45 in Lucchesia, madrina della manifestazione La speaker radiofonica Raja Bezaz. È bello poter ospitare qui la ventitresima edizione del premio Catarsini, è uno di quegli artisti che hanno portato in alto il nome della Toscana, un artista che anno dopo anno viene sempre più riconosciuto. Ed è bello che questo premio si apra alle nostre ragazze, ragazzi più giovani, alla loro capacità di saper stare sulla frontiera, della frontiera del cambiamento che anche l'arte è in grado di saper produrre. Ed è qualcosa di unico il fatto che questi elaborati vadano nella direzione di far conoscere e vivere l'arte anche a chi non può vederla. Eh, proviamo tutti, lo dico anche a chi ci segue da casa, chiudiamo gli occhi e mettiamoci nelle condizioni di una ragazza e di un ragazzo che non può vedere l'arte ma può sentirla, può toccarla. Eh, e qui c'è davvero la potenza, la bellezza di questo eh, premio e qui ci sta anche la voglia da parte di chi lo organizza di di saper stare eh, e saper tenere insieme l'arte, il sociale, i giovani. Grazie davvero alla Fondazione per quello che fa e che continuerà a fare. È un'altra edizione che ci emoziona molto perché anche quest'anno la Fondazione ha deciso di eh, premiare opere tattilmente esplorabili e il, saranno ispirate quest'anno a due cicli di affreschi di Catarzini. Uno di San Martino in Freddana del 1944, quindi realizzato proprio in quella, ahimè, famigerata estate del 1944, e il ciclo di affreschi di Castagnori invece del 1945. Quindi siamo agli 80 anni della Liberazione, due iconografie assolutamente diverse di questi affreschi, e, e i ragazzi saranno eh, chiamati a cimentarsi con questa nuova avventura. E noi abbiamo. Eh... Mandato alle scuole il bando per poter partecipare a questa iniziativa importantissima. Riteniamo che è un'esperienza molto bella per gli studenti e per le, per le scuole, perché appunto è un esempio sia di educazione civica che di esperienza diciamo, nel, nel settore dell'arte. Quindi, in questo momento è molto importante. Il Consiglio regionale ha consegnato una targa al Coro Arcobaleno di Lucca per i suoi 30 anni d'attività. Canto degli Italiani, l'inno nazionale che riecheggia nelle stanze del Consiglio regionale, stavolta ha una sonorità tutta particolare. Ad intonarlo sono le voci candide del coro arcobaleno Rita Pulvirenti di Lucca, a cui è stata consegnata una targa del Consiglio regionale in occasione del trentesimo anniversario di attività. La motivazione sta nell'aver diffuso con passione la cultura corale e i valori della comunità, portando l'armonia della musica e l'orgoglio toscano nel cuore di tante persone. Alla fine della cerimonia, i ragazzi del coro hanno deliziato i presenti cantando anche l'inno europeo e una canzone dal loro repertorio. Un'iniziativa, una giornata di festa nel Salone delle Feste del Consiglio regionale della Toscana per portare merito al coro arcobaleno, per portare merito a un'iniziativa di carattere musicale, quindi come tale culturale non solo, ma anche sociale e di aggregazione. Quindi la Regione Toscana porta merito a queste iniziative e ne dà un riconoscimento come emblema del valore e dei principi che la Regione Toscana porta avanti in Italia e ovviamente nella nostra Regione e in tutto il mondo. È un coro di Lucca e siamo felici di essere qui oggi perché festeggiamo i nostri 30 anni di attività. L'associazione è un'associazione APS, quindi senza scopo di lucro, e le finalità della nostra associazione sono quelle di divertirsi, divertire, però attraverso il canto portare anche messaggi importanti sia per la crescita dei ragazzi sia per fare delle cose importanti per la cittadinanza e per gli altri. Il Coro Arcobaleno per noi è un pilastro della, della comunità. Eh, ci avvicino in tutte le nostre iniziative, in tutte le nostre manifestazioni. Cioè un rapporto di sinergia e di collaborazione che va avanti da anni tra il coro ed il, ed il comune ed è ovviamente un momento di aggregazione e quindi di crescita dei nostri ragazzi, quindi è una realtà che ci rende molto molto, molto felici e con cui collaboriamo da diverso tempo proficuamente. Sì, è un grande orgoglio consegnare questo riconoscimento. È un grande orgoglio, davvero, perché so quanto hanno lavorato in questi 30 anni per portare avanti il lavoro nel coro, ed è credo una grande cosa per non solo la provincia di Lucca, ma tutta la regione toscana. Queste realtà di cui la Toscana è veramente ricca sono importanti, preziose per la coesione sociale, per creare legami tra ragazzi. Sono attività rivolte principalmente ai bambini, che troppo spesso dimentichiamo nelle iniziative. Quindi davvero stamattina è un grande onore per me consegnare questa targa importante del Consiglio regionale. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.